Buonasera, buonasera di nuovo in diretta. Come avevo annunciato nell'illustrazione del palinsesto, questa puntata, questa intervista, conversazione, intervista, adesso l'abbiamo con Alessandra Terragni. Alessandra Terragni, grazie di essere qui con noi. Grazie Gianni, buonasera. È un'attivista giovane, 27enne, che si è mobilitata ovviamente nell'ambito della battaglia radicale per delle carceri migliori, contro ovviamente la tortura carceraria, che sappiamo appunto essere di fatto purtroppo presente in Italia. Abbiamo avuto delle condanne, ne abbiamo parlato su Liberi TV, e parleremo appunto di questa iniziativa che soprattutto tramite social Alessandra, soprattutto tramite Facebook, ha promosso molto, e che in appoggio a Marco Pannella Ci Metto la Faccia. Questo qui, diciamo, è il nome del gruppo che ha promosso molto questa mobilitazione, e anche del sit-in che giovedì, ieri 21, si è tenuto davanti le carceri in vari posti d'Italia, per ottenere, ovviamente, per chiedere l'indulto e l'amnistia. Vediamo Alessandra, che ha allestito dietro di sé gli striscioni che sono stati la coreografia in qualche modo di questa iniziativa, che lei ovviamente ha portato, che ha testimoniato in qualche modo a Genova, che è la sua città. Allora Alessandra, cominciamo a parlare ovviamente di questo sit-in, poi passiamo a parlare di tutto il resto ovviamente. Ieri appunto questo evento, questa iniziativa, come è andata? Chi c'era? Quanta gente c'era? Allora, guarda, noi abbiamo organizzato questi sit-in a livello nazionale e la partecipazione ieri è stata buona, sia dei parenti dei detenuti, noi dell'Associazione Radicali Genova e del presidente dell'Unione Camere Penali di Genova. Si sono svolti contemporaneamente, nella stessa mattinata si sono svolti sit-in a Napoli, nel carcere Poggio Reale con l'Associazione per la Grande Napoli, a Roma sia al carcere Re Bibbia che al carcere Regina Celi con l'Associazione Radicali Roma, a Santa Maria Capua Vetere con l'Associazione Legalità e Trasparenza Radicali Caserta, con noi a Genova al carcere di Marassi con l'Associazione Radicali Genova e l'Associazione Gruppo Radicale, Adela Faccio di Imperia, a Messina con l'Associazione Leonardo Sciascia Radicali Messina, a Catania al carcere di Piazza Lanza con l'Associazione Radicali Catania, all'Istituto Minorile di Firenze con l'Associazione Andrea Tamburi Firenze, a Vicenza al carcere di San Pio con l'Associazione Radicali Padova, a Fuorni con l'Associazione Radicali Salerno, a Gorizia con l'Associazione Trasparenza e Partecipazione Radicali Gorizia, a Foggia con l'Associazione Maria Teresa di Lascia Foggia e a Teramo con la segretaria dei Radicali Italiani Rita Bernardini e Marco Pannella. Tutti nella stessa mattinata abbiamo fatto sit-in davanti alle carceri, con il messaggio amnistia, indulto, abolizione dell'ergastolo, introduzione del reato di tortura e riforma della giustizia. Questo è l'elenco l'elenco, infatti no, peraltro per quanto riguarda Roma, purtroppo questo sit-in si è tenuto con uno scarso preavviso e di mattina, per quanto riguarda i Libri TV non è stato possibile, per quanto riguarda, che insomma sono io che a Roma in qualche modo mi mobilito, certo. Non è stato possibile per me seguirlo, però per fortuna da un punto di vista mediatico c'è stata a Roma, dove c'era presente Marco Pannella e anche Rita Bernardini, che poi sono andati anche in Abruzzo, c'è stata anche una certa, diciamo, risposta diciamo dei media e presenza di dei giornali, che infatti poi nella serata di ieri hanno mandato soprattutto il TG3 e anche il TG regionale. Quindi per fortuna c'è stato questo. Per quanto riguarda i Radicali Roma, erano presenti, ho visto Paolo Izzo, il segretario di Radicali Roma, poi c'è stata un'intervista, anche se breve, a Laura Palmieri, che è una militante appunto di Radicali Roma, che è peraltro un artista che ha fatto un quadro che è un po' un'allegoria dell'affollamento, del sovraffollamento carcerario. Quindi insomma c'è stata una certa risposta, e quindi penso che allora, si sta scongiurando diciamo, l'oblio un pochino in cui rischiava di scivolare il messaggio alle Camere del Capo dello Stato.
Esatto, esatto. Noi fondamentalmente l'abbiamo fatto appunto per riprendere il messaggio alle camere del presidente Napolitano e per non lasciarlo cadere nel vuoto. Anche noi a Genova il nostro sit-in è passato al TG3 regionale e anche comunque al TG5 è passato il sit-in a Roma. E quindi le emittenti televisive non hanno potuto trascurare questo grande evento nazionale che c'è stato. Comunque in ogni caso questo è stato un lancio di iniziativa che proseguirà sicuramente fino a Natale. Noi abbiamo intenzione di abbiamo fatto questo sit-in appunto come lancio e adesso ci organizzeremo sicuramente, avremo anche più partecipazione sia dei parenti dei detenuti che dei militanti delle associazioni che hanno già risposto veramente in maniera eccezionale tutti e fino a Natale noi faremo sit-in e speriamo che basti, se no continueremo con l'anno nuovo. Perfetto, quindi in piena lotta non violenta. Esattamente, c'è l'entusiasmo appunto per cercare di ottenere un minimo di dinamismo da un punto di vista degli organi centrali che dovrebbero intervenire e soprattutto dare seguito, niente di più, appunto non far altro, niente altro che dare seguito alle parole del Capo dello Stato con un intervento che possa essere tempestivo come quello appunto dell'amnistia e dell'indulto per ripristinare perlomeno il rispetto dei diritti umani all'interno delle nostre carceri. Senti Alessandra, io ho visto che tu sei molto ti sei molto appoggiata a questo strumento che è stato Facebook e social in generale e l'hai molto utilizzato per promuovere questa attività e questa iniziativa. Ecco, come ti sei trovata, come hai avuto questa idea, diciamo così, che peraltro nell'ambito radicale da un punto di vista ufficiale è un po' carente per quanto riguarda il cosiddetto online, insomma la presenza digitale? Allora, guarda, io sono sempre stata membri di gruppi di lotta per ottenere amnistia, indulto, diritti per i detenuti, e man mano abbiamo cominciato, che eravamo un centinaio di membri del gruppo, abbiamo cominciato a pensare che dovevamo fare qualcosa anche noi allora man mano siamo cresciuti, abbiamo inoltrato molte iniziative, abbiamo mandato delle lettere, abbiamo mandato una lettera al Papa dopo che ha abolito l'ergastolo nello Stato Vaticano, abbiamo mandato una lettera alla Corte Europea di Strasburgo con tutte le testimonianze dei nostri detenuti in carcere, perché semmai sono appunto noi parenti dei detenuti, sappiamo ancora meglio le condizioni interne al carcere, e abbiamo mandato una lettera alla Corte Costituzionale a Roma, abbiamo mandato una lettera al Presidente del Parlamento Europeo, sottoponendo allora appunto le testimonianze ai detenuti, le condizioni igieniche nelle carceri, gli abusi di autorità nelle carceri e i dati di sovraffollamento nelle carceri. Abbiamo inoltrato queste iniziative, poi abbiamo aderito allo sciopero di Marco Pannella la scorsa estate, abbiamo aderito nuovamente successivamente quest'autunno e abbiamo aperto anche una pagina a sostegno di Marco Pannella, Ci metto la faccia, dove tutti, appunto a maggior ragione i parenti dei detenuti, ci mettono letteralmente la faccia con le loro immagini, gli striscioni, gli eventi che hanno promosso nelle loro città, insomma cerchiamo di manifestare in tutti i modi la nostra lotta in questi modi. E siamo cresciuti tantissimo tra tutti i gruppi, adesso saremo 5.000 membri solo su Facebook. Perfetto, senti, allora parliamo un attimino di questa iniziativa appunto a sostegno di Marco Pannella, Ci metto la faccia, diciamo come è articolata, come si può aderire e in pratica come si può aderire, con quale gesto? Allora, i cittadini possono aderire accedendo alla pagina e mettendo o semplicemente appunto la loro faccia sostenendo il loro sostegno a Marco Pannella e alla lotta per amnistia e indulto
probabilmente indulto, oppure comunque mettendo nella pagina documentazioni, foto di iniziative che promuovono nelle loro città, tutto quanto comunque sia documentabile nella pagina riguardo della lotta o del sostegno a Marco Pannella o del sostegno alla lotta non violenta in generale per questi provvedimenti che vogliamo raggiungere assolutamente in tempi brevi. Quindi insomma ci avete avuto insomma un sacco di contatti, sì. Interessante questo anche perché poi sono persone che possono essere in qualche modo ricontattate per altre attività, insomma sono persone che se diciamo offrono la disponibilità per questa azione specifica, poi come tu dici se appunto la cosa si prolunga anche in prospettiva, speriamo che non occorra il prossimo anno, insomma sono sempre diciamo un serbatoio di attivisti insomma in qualche modo. Esatto, noi siamo proprio, sì. Vai. Stiamo proprio appunto creando un gruppo compatto e che continui insieme a noi queste attività tutti insieme, proprio una dietro l'altra. Quello che ti volevo chiedere è, hai accennato anche tu diciamo a un coinvolgimento personale su questa cosa, perché anche tu hai dei parenti detenuti. Ecco, immagino che quindi anche tu hai vissuto l'esperienza della visita nelle carceri appunto ai parenti. Ecco, volevo chiederti appunto proprio come testimone oculare, in quale città tu hai vissuto questa esperienza, sei andato a trovare appunto i tuoi parenti e in che condizioni si svolgono queste visite ai detenuti, ai parenti? Allora, guarda, ahimè posso dirti che io visito le carceri da 7 anni e ho visitato parecchie carceri perché per il problema di sovraffollamento mio cognato appunto detenuto da 7 anni ha girato carceri, è stato inizialmente Marassi, poi l'hanno trasferito a Ponte Decimo, poi l'hanno trasferito a Sanremo, a Regina Coeli, a Opera, Pavia, Vigevano, Voghera e ora si trova attualmente detenuto a Bergamo, letteralmente un pacco postale è stato. E tra l'altro nei vari trasferimenti ha perso praticamente quasi tutte le volte tutti i suoi beni, tante cose non gli sono poi state recapitate, quindi insomma già le spese economiche sono alte, visto che comunque anche l'opinione pubblica sostiene che è lo Stato a mantenere i detenuti. Noi un detenuto, una caffettiera la paga 23 euro, e le cifre all'interno del carcere per la spesa sono elevatissime, c'è un business dietro la spesa dei detenuti incredibile. E quindi tutti i problemi che sicuramente hanno aggravato la situazione, ma forse questo sarebbe il meno. Io appunto visitando tutte queste carceri ho sempre riscontrato gravissime condizioni, anche in alcuni proprio disorganizzazione, comunque anche nei confronti dei parenti, dei familiari dei detenuti c'è un comportamento come se anche noi avessimo commesso reato, e quindi anche noi riceviamo dei trattamenti a volte ingiusti. Figuriamoci detenuti all'interno del carcere, poi sicuramente non si generalizza perché gli agenti penitenziari sono anche loro vittime della situazione carceraria, quanti si sono suicidati agenti penitenziari, quanti nel carcere di Marassi 5 agenti sono affetti da tubercolosi. E insomma non dovrebbe essere incluso anche ammalarsi di tubercolosi nel lavoro che svolgono. Quindi è importante la tua diciamo testimonianza proprio come testimone oculare di queste vicende che purtroppo sono annose, e poi peraltro da parte di chi in qualche modo sta fuori
hanno dei connotati veramente di incredibilità, perché cioè, il pensiero che appunto, anche il solo fatto che tu citavi di queste spese, di questo business per quanto riguarda gli spacci interni, io lo sento spesso e non so se citare o denunciare, perché ancora devo capire se si sta in un ambito legale o illegale, perché è una cosa veramente incredibile che si possa, ecco, come tu dicevi, una caffettiera 20 euro, ma anche il vitto di prezzi molto elevati. Ecco, sai dirmi, in base a quali principi o per quale filiera strana, perversa, ma legale o non legale, viene appunto vengono chieste queste cifre? Ma queste cifre vengono chieste apparentemente legalmente, ma appunto noi non noi ci chiediamo perché queste cifre così alte, veramente la spesa dei detenuti costa in maniera eccessiva, poi ovviamente noi possiamo portargli come viveri, come cibo, possiamo portargli veramente poco da casa, perché ci sono delle regole veramente molto rigide, delle volte spacchettano degli alimenti che portiamo e ce li ridanno indietro spacchettati, che non possiamo certo, insomma, anche quello che portiamo insomma viene poi danneggiato e quindi di conseguenza loro devono, la maggior parte, devono comprarsi tutto loro da mangiare, gli alimenti se li devono praticamente comprare tutti loro, e le spese sono eccessive. Infatti devo dire che c'è una solidarietà tra detenuti incredibile, perché c'è anche chi fa la spesa per tutti, cioè c'è il detenuto che non può permettersi quelle spese poi quello che arriva dalla mensa, delle volte se non ci si trova uno scarafaggio, una blatta all'interno, tutte situazioni di questo tipo. Sì, è veramente drammatico. E peraltro volevo citare anche una meritoria, diciamo, battaglia in cui sono tra virgolette specializzati in supporto dei parenti detenuti che fanno le file appunto davanti il carcere a Napoli, i compagni della Grande Napoli, che su questo si sono molto spesi, hanno cercato di ridurre le file incredibili che ci sono, di gente che peraltro viene in negazione di un principio che credo che sia anche sancito, quello della prossimità con la famiglia, della detenzione con la prossimità della detenzione in un luogo appunto di residenza della famiglia, vengono invece persone che da lontano, e quindi poi ci sono delle lunghe file nelle primissime ore della mattina lì a Napoli e Santa Maria Capua Vetere, insomma è veramente certo. Una cosa disastrosa. Sì, Poggio Reale è un inferno. E su questo invece a Marassi com'è l'organizzazione? Ma allora Marassi più che ha il sovraffollamento, allora la capienza regolamentare sarebbe di 405 detenuti, invece attualmente ci sono 803, il numero è di 803 contro 405 posti di capienza regolamentare, quindi il doppio, praticamente un letto per due detenuti. L'emergenza maggiore nel carcere di Marassi è quella sanitaria, appunto c'è la tubercolosi nel carcere di Marassi, un detenuto e 5 agenti della polizia penitenziaria affetti positivi al test di TBC, di tubercolosi. Un detenuto è stato trovato affetto da scabbia nel 2013 in uno stato che osa definirsi civile. Un detenuto è affetto da scabbia e questo è veramente vergognoso. Tra l'altro la UIL penitenziaria ha proprio lanciato questa emergenza sanitaria perché si teme il contagio e la diffusione della malattia non solo all'interno ma anche all'esterno, perché i parenti visitano i detenuti, quindi si teme anche proprio una diffusione anche all'esterno dell'istituto, e l'istituto non è nelle condizioni in cui di poter tenere questi sei soggetti in incubazione, appunto ripeto, c'è il doppio, ci si trova il doppio dei detenuti nel carcere di Marassi, quindi la condizione è questa. Senti Alessandra, niente, io siamo ormai quasi in chiusura, il tempo è volato, volevo chiederti, diciamo, tu appunto mossa da questa
motivazione, da questo, diciamo, stimolo iniziale, che soprattutto appunto personale, per questa tua parentela, per questa tua, diciamo, per il fatto che ti ha colpito personalmente nella famiglia questa vicenda, e sei entrato in contatto appunto con questo ampio mondo radicale frastagliato, così, insomma, che si fa sentire su queste, su questa battaglia da un po' di anni. Ecco, con chi hai avuto in qualche modo contatto, con quali esponenti, come ti è sembrato, che impressione ti ha fatto in generale questo mondo radicale? Allora, guarda, inizialmente io mi sono trovata subito molto, la mia attenzione si è posata tantissimo su Radicali per la Grande Napoli, perché l'attività dell'associazione è veramente, veramente importante, e quindi io inizialmente mi sono iscritta all'Associazione per la Grande Napoli, ancora prima che alla mia associazione a Genova. Poi ovviamente localmente potevo attivarmi e comunque volevo conoscere i miei che sono diventati compagni dell'Associazione Radicali Genova. Quindi poi mi sono iscritta all'Associazione Radicali Genova e mi sono attivata poi appunto nella mia città, ma inizialmente con Luigi Mazzotta, Fabrizio Ferrante, Radicali per la Grande Napoli, Rita Bernardini, e insomma che si è resa anche sempre subito disponibile, insomma ho cominciato con loro nella famiglia radicale, subito con loro, sì. E poi insomma un pochino è evoluta la cosa, hai incontrato Marco Pannella anche? Ho incontrato Marco Pannella a Potenza, sì, ho incontrato Marco Pannella e a Genova, è venuto a Genova per il congresso nazionale delle camere penali, l'ho incontrato e insomma e sicuramente gli ho ancora più espresso il nostro volere di io sto con Marco. E noi proseguiamo, sì, insieme a lui. Siamo in tanti in vari modi, ognuno come può e come sa, mobilitati su questa battaglia per l'amnistia, per l'indulto, sì, per il ripristino appunto del rispetto dei diritti umani, e per fortuna in qualche modo c'è stato questo messaggio del Capo dello Stato, che peraltro appunto accennava e poneva l'urgenza di un ripristino entro maggio, c'è una scadenza. Perché abbiamo avuto delle sanzioni, siamo sotto osservazione, ci hanno dato un termine l'europeo, e speriamo appunto che si riesca a ristabilire quanto prima appunto questa legalità, che per fortuna esistono le giurisdizioni internazionali che ci ricordano e ci impongono, ma sono poi in realtà delle norme che abbiamo anche noi, quelle del rispetto dei diritti umani, sono nella Costituzione, ma che siamo i primi evidentemente, come per tantissimi altri settori, a violare, nel senso che l'Italia non riesce a essere legale con le norme che si rispetta alle norme che si auto impone. Alessandra, ciao, io ti ringrazio di questa tua partecipazione e spero che tu possa, grazie, in qualche Gianni, modo farci dei report anche per le prossime, certo, iniziative che farete. Comunque restiamo in contatto. Tu, certo, conoscevi, certo, Liberi TV? Ti era capitato di... Io conoscevo, sì, ho seguito Liberi TV, seguo, sì, la, mi piace molto, sì. Abbiamo avuto, tu hai citato Mazzotta, abbiamo avuto Ferrante, tra noi abbiamo avuto Andrea Spinetti, che lui fa parte peraltro anche, sì, è concittadino di Genova, per quanto riguarda il sangue infetto, purtroppo lui vive personalmente appunto quest'altra, diciamo, disgrazia, e abbiamo fatto parecchie trasmissioni, insomma, cerchiamo di essere attivi per informare e per dar voce a chi non ne ha, un po' questo qui è la mission, il sottotitolo di Liberi TV, spazi di parola, e quindi io ti ringrazio di questa, grazie, di questa tua, Gianni, partecipazione, restiamo ovviamente in contatto, certo, restituisco quindi la linea alla regia, grazie ancora e ciao a, grazie, tutti quanti, Gianni, che state in casa, ciao, 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 grazie, ciao.